Buongiorno a tutti e a tutti, grazie di essere intervenuti alla prima delle tre conferenze che anche quest'anno nell'ambito del programma del Festival vengono curate dalla Fondazione Rossini. E quella di oggi è dedicata all'Inverno Felice e sarà tenuta dal professor Emilio Sala. E dico subito che quella che era prevista per il 14 agosto, come forse già saprete, è stata spostata a mercoledì 19 agosto, alla stessa ora, sempre qua, su Rossini e il Sacro, conversazione con Ilaria Larici, Donato Renzetti e il maestro Michele Mariotti. No, lo dico così, però potete appuntare. Io soltanto poche parole per ringraziarvi ovviamente della partecipazione, salutare il sovrintendente del Festival, Gianfranco Mariotti, il direttore artistico Alberto Zedda, il direttore del Conservatorio, gli amici della Fondazione, Ilaria Larici, Daniele Carlini, e dirvi che anche quest'anno noi siamo orgogliosi, insomma, di rappresentare qui una realtà, quella della Fondazione Rossini, che da anni dà il suo contributo scientifico, riteniamo fondamentale, a tutto il percorso, a tutto il progetto che attorno a Rossini è cresciuto a Pesaro e nel mondo. Vogliamo cominciare questa sottolineatura, questa riflessione, ricordando una figura importante per la Fondazione Rossini, come lo è stata importante per la città di Pesaro, che fu il sindaco Marcello Stefanini, che ricordiamo nel bollettino appena uscito, bollettino del Centro Rossiniano di Studi, con una pagina a lui dedicata. Marcello Stefanini non è stato soltanto un sindaco importante per questa città, che ha interpretato un periodo particolarmente vivace e direi fruttifero della cultura amministrativa locale negli anni 70, ma è stato particolarmente vicino ed attento, Mariotti ne è sicuramente testimone, quel lavoro che doveva avviarsi con la Fondazione Rossini per le edizioni critiche, il ruolo nuovo che la Fondazione Rossini aveva deciso di intraprendere, e con la sua tenacia, con la sua intelligenza, seppe stare particolarmente vicino alla Fondazione, e noi l'abbiamo voluto ricordare nell'anniversario della sua scomparsa. Sono passati 20 anni già, purtroppo. E quel lavoro così ricco che negli anni è stato messo in cantiere continua, e c'è un programma estremamente ricco, insomma, di pubblicazioni che vedranno protagonisti i nostri musicologi e i nostri collaboratori all'interno della Fondazione Rossini. Quest'anno uscirà il volume in edizione critica dell'Equivoco Stravagante, e assieme al volume dell'edizione critica dell'opera uscirà anche per la collana dei libretti di Rossini. Entrambi i lavori, i libretti, il libretto dedicato alle Grotte e l'edizione critica, saranno curati dal professor Marco Benetti. Poi abbiamo in cantiere da qui al 2021, come vedete ci diamo una prospettiva piuttosto lunga, Elisabetta Regina d'Inghilterra a cura di Vincenzo Borghetti, Pietra di Paragone, Paragone a cura di Patrizia Braumer e Anders Wilklund, musica strumentale, un volume coordinato da Alice Tavilla, Aureliano in Palmira a cura di Bill Crashfield, Demetrio Polibio a cura di Daniele Carlini, Matilde di Ciabarda a cura di Jürgen Selk.
si lavora anche al Siege e a tutto il contesto francese. Una cosa nuova che abbiamo sviluppato negli ultimi anni è il lavoro attorno alle tesi di laurea che attraverso un bando noi sollecitiamo, dedicate a Rossini e al contesto, diciamo, rossiniano. Quest'anno, dicevamo prima con il professore Emilio Sala, e dopo 3 anni, diciamo, di una partenza direi importante ma incerta, come tutte le cose quando si muovono i primi passi, quest'anno addirittura 6 tesi, tutte molto significative e belle, sono arrivate. E noi dobbiamo ringraziare di cuore la Fondazione Ritz e Catina Ranieri, che con il loro contributo finanziario ci consentono di dialogare quindi con questi giovani ricercatori, con questi giovani studiosi che si avvicinano alla musicologia, allo studio di Rossini in Europa e che ci offrono l'opportunità di conoscere i loro lavori, e a loro offriamo l'opportunità di divulgare i loro lavori. È una cosa estremamente interessante che sono convinto rientra pienamente nelle finalità della nostra fondazione. Il 2016 rivedrà l'uscita di un ulteriore volume dell'epistolario che riguarderà quel periodo particolarmente interessante tra il 1831 e il 1835 della vita di Rossini, e sono circa 400 lettere che si stanno mettendo sotto i riflettori per appunto pubblicarle in quella collana particolarmente affascinante che vede l'impegno di Sergio Ragni, Vittorio Müller, eccetera. E l'ultima cosa che voglio dire parlando della nostra fondazione è che con tutte le difficoltà che ci sono, che noi riconosciamo ovviamente, di cui ci siamo sempre fatti carico con grande senso di responsabilità, il Ministero dei Beni Culturali ha riconosciuto alla Fondazione Rossini, sia nella tabella triennale, quindi per il prossimo triennio, sia per la parte del FUS, anche qui per un triennio, un contributo. Che significa che magari non sarà un contributo pari a quello che noi ci aspettavamo, significa che pur essendo la nostra una realtà piccola, per la sua qualità, per il suo valore scientifico, per il contributo scientifico che riesce a dare, è ormai affermata anche in ambienti dove purtroppo la scure, quando non le forbici, vengono spesso usate più del cervello, nel senso che ci si trova nelle condizioni di fare tagli qualche volta che hanno l'idea di essere un po' irresponsabili, però bisogna anche mettersi nei panni degli altri, ovviamente, in queste condizioni. E nonostante questa situazione spesso un po' paradossale nella quale le istituzioni culturali del nostro paese si vengono a trovare, la nostra fondazione è riuscita a ricavarsi una riconoscibilità e un prestigio che l'hanno fatta salva. Quindi questa è una cosa assolutamente positiva. Lo dico questo perché ha ragione senz'altro il ministro Franceschini quando ricorda, e sono le ultime parole che voglio dire, quando ricorda che un aneddoto: andarono da Winston Churchill i suoi ministri delle finanze durante la guerra a dirgli: dobbiamo tagliare per spostare risorse sugli armamenti, sulla guerra che dobbiamo combattere, dobbiamo tagliare la cultura. Lui li guardò da basso verso alto e disse: ma allora spiegatevi perché la facciamo la guerra? Come dire, se combattiamo contro un mostro come il nazismo per inciviltà e incultura nei confronti dell'uomo,
perché dobbiamo tagliare la cultura, che è lo scopo per il quale combattiamo. Lo dico perché oggi non siamo durante una guerra mondiale, anche se il Papa ci ricorda un giorno sì, un giorno pure, che in verità siamo dentro a una guerra vera, però non meno che durante una guerra mi pare che l'egoismo, il cinismo, la visione corta del destino dell'umanità si stia affermando in modo drammatico. Mi vengono in mente pagine bellissime di quel libro di Agota Christoph, no? La trilogia della città di Kappa, dove c'è questo serrato inizio di questo libro con questi due ragazzini che vedono soltanto il quotidiano con un cinismo e un'aggressività che è proprio frutto dell'idea della guerra. E non siamo molto lontani, mi pare, e l'antidoto a questo cinismo, a questa chiusura dentro una visione corta, particolare, egoistica, che sta lacerando profondamente l'umanità. L'antidoto è la cultura, è la cultura l'antidoto, non c'è dubbio. E quindi l'idea di dare un piccolo contributo con il nostro lavoro, con la nostra funzione, non soltanto alla restituzione al mondo di un patrimonio straordinario quale quello dell'opera e della musica di Gioacchino Rossini, ma anche a questa grande battaglia di civiltà, e cioè che in ogni momento, in ogni frangente, l'uomo non perda di vista la sua spiritualità, insomma, il suo essere uomo. Io penso che sia una ragione per la quale vale comunque, diciamo così, dedicarsi e lavorare, e impegnarsi e battersi per affermare l'idea positiva. Quindi grazie, grazie perché siete qui, grazie perché siete per il festival, e grazie anche per questa vostra presenza, ci incentivate a continuare in questo momento. Grazie ancora e Emilio Sala. Bene, dopo questa introduzione, sì, dove lievemente ansiogena, perché si è capito che la Fondazione ha evitato la scure ma non le forbici, questo si può anche guardare il bicchiere mezzo pieno, però diciamo mala tempora currum, se posso permettermi, nonostante tutto. In realtà la cultura musicale, gli studi sull'opera, le attività della Fondazione Rossini godono in realtà di buona salute, anzi di ottima salute, e attraversano anche un momento di grande fervore, perché anche dal punto di vista proprio del generazionale, per così dire, tante istanze nuove sono sul tappeto alla Fondazione Rossini, ci sono tra l'altro anche qui presenti, molto più di quello che è la media della mia esperienza, facce nuove, facce giovani, nuovi collaboratori. Questi nuovi collaboratori, naturalmente essendo molto più giovani del sottoscritto, che più o meno si ritiene in un'età ormai, diciamo così, abbastanza stagionata, sono una risorsa importantissima che ci obbliga a ripensare continuamente Rossini in quanto compositore, ma anche il contesto a cui appartiene. Di fatto rimescolare le carte significa ossigenare la materia, e questo, diciamo così, lo dico in calce a margine del discorso del Presidente, perché certo, dal punto di vista finanziario le cose sono, ripeto, deprimenti, se posso, nonostante l'obbligo all'ottimismo del Presidente, però nel mondo della cultura non sempre, diciamo, le condizioni materiali sono direttamente proporzionali
alla vitalità, alla creatività e allo stato di salute. E quindi io vedo una interessante, per così dire, anche discrasia tra condizioni materiali pessime e viceversa stato di tensione intellettuale, creatività, vitalità, invece molto notevole e interessante. Gli studi sull'opera italiana, come accennava il Presidente, tirano, lo si vede anche dalle tesi che sono arrivate, che poi non sono solo Europa, perché una delle tesi in pole position, diciamo così, viene dalla Cornell University comunque. E quindi questo, anche questo, diciamo così, ci incentiva nonostante tutto ad impegnarci su questo fronte, quasi in questa trincea, per così dire. E oggi è l'inganno felice, l'argomento della mia presentazione. E l'inganno felice è un'opera di Rossini del tutto particolare, perché ci costringe a prendere molto sul serio un problema che sta poi alla base anche della ricerca storica su Rossini, perché l'inganno felice è di fatto è il primo grande successo di Rossini. Cioè, certo, poi noi pensiamo al Tancredi o all'Italiana in Algeri, e pur cose, però di fatto il mondo musicale si trovò di fronte all'inganno felice come di fronte ad una rivelazione. Il successo fu tale che, per esempio, venne pubblicata, anche se una decina d'anni dopo, anzi una quindicina d'anni dopo la data della prima rappresentazione, una partitura d'orchestra dell'inganno felice. Ne avete il frontespizio nella prima slide del mio PowerPoint, cosa del tutto eccezionale naturalmente nel panorama editoriale dell'epoca. Ma quando il pubblico del Teatro San Moisè di Venezia si assistette a questa rappresentazione memorabile dal valore storico, epocale per così dire, la reazione fu talmente straordinaria, talmente inaspettata, che l'impresario del teatro scrisse alla madre di Rossini una lettera famosissima che è già stata pubblicata nel primo volume della raccolta dell'epistolario rossiniano, quella della Fondazione Rossini, ormai volume anch'esso per certi versi storico. Scrisse una lettera veramente anche affascinante da rileggere oggi, perché lui è il primo ad essere completamente stupefatto dall'impatto che questa opera ebbe sul pubblico. Ve ne ho soltanto trascritto una frase famosissima: dice, ma io devo dirle che suo figlio diventerà il nuovo Cimarosa. Cimarosa era molto interessante questa notazione, questo commento, perché Cimarosa era morto nel 1801, siamo nel 1812, è chiaro che questo sottintende presso il pubblico dei contemporanei un'aspettativa di rilancio dopo un periodo, per così dire, che fin troppo spesso si pone sotto la categoria di un periodo di transizione, categoria storiografica molto delicata e complessa. In realtà è, come gli studi sempre più ci spingono a credere, un periodo che ha la sua relativa autonomia, cioè un'epoca, ormai lo si indica con la formulazione che ne diede Stendhal nella sua famosa Vita di Rossini, cioè l'interregno appunto tra Cimarosa e Rossini. Ecco, quindi l'inganno felice è il primo mattone di quella nuova epoca che sarà l'età rossiniana dopo l'epoca dell'interregno. Quindi questa è un'opera che
assume anche dal punto di vista storico un valore aggiunto di grande importanza sulla quale vale la pena riflettere, ma contiene anche un problema direi plateale, perché delle 5 farse che Rossini montò, produsse al Teatro San Moisè di Venezia negli anni tra il 1810 e il 1813, di sicuro presso il pubblico dei contemporanei, senza possibilità di paragone alcuno, fu la più fortunata. Fu proprio l'opera con la quale Rossini, come abbiamo visto, diciamo anche con un impatto diciamo non privo di una di fuochi pirotecnici, rivelò il suo genio. Oggi è allo stesso modo, senza possibilità di paragone alcuno, quella meno amata dal pubblico, forse quella meno capita dal pubblico. Di certo dell'inganno felice, è, questo è un, dal punto di vista anche sintomatologico particolarmente eloquente, non c'è il DVD, per esempio. Io cosa che vi assicuro delle altre farse, ce ne sono più di una versione, ed è un indicatore forte nel mondo mediatico ipermediatizzato della cultura operistica ad oggi di. In realtà non ci sono neanche tante incisioni, è un'opera negletta per certi versi, di sicuro quella meno del corpus delle 5 farse rossiniane presente nell'orizzonte d'attesa del pubblico odierno. Questa discrasia, questa contraddizione, questo gap, in realtà, se ci pensate, contiene un problema enorme. Evidentemente il modo di recepire la novità della drammaturgia musicale rossiniana del pubblico del 1812 non corrisponde al modo in cui la recepiamo noi oggi. È per quello che esiste la storiografia musicale, per colmare questo gap. E cercare di mettersi nell'ottica del pubblico, dei contemporanei di Rossini, è un lavoro che coinvolge sia, per così dire, il versante musicologico che quello esecutivo. È importantissimo cercare di ricostruire il contesto originario, naturalmente senza la, per così dire, velleitaria e nostalgica presunzione di potere veramente, e più che velleitaria direi anche votata alla sconfitta, l'idea di potere veramente recuperare quell'orizzonte d'attesa, ma ricostruirlo, creare i presupposti perché si cerchi di capire il significato di Rossini per i contemporanei di Rossini, è un lavoro dal punto di vista proprio conoscitivo e anche esperienziale fondamentale. Lo dico qua perché ovviamente questo è il luogo giusto per poterlo dire. Certo, in questa chiave, per esempio, io sono c'è il sovrintendente, il direttore artistico del festival, spazio interessantissimo che purtroppo è stato sacrificato, anche qui credo per ragioni di, diciamo così, di, chiamiamole per ragioni di forbice, lo spazio del mondo delle farse, che aveva, per così dire, aiutato moltissimo il pubblico a avere dei punti di riferimento pertinenti, affascinanti, dove naturalmente le conseguenze proprio nella possibilità di rimettere nel contesto originario questo corpus delle 5 farse rossiniane era qualcosa di oltre che piacevolissimo, pieno di conseguenze anche dal punto di vista storico e critico molto importante. Ma ripeto, l'inganno felice oggi è la meno amata, e ci chiediamo naturalmente il perché
Forse una delle ragioni, a parte la qualità musicale, che a me sembra del tutto perlomeno pari a quella delle altre quattro farse, oggi alcune delle quali furono anche un fiasco notevolissimo, per esempio il signor Bruschino, che a noi piace tantissimo, oggi non fu un'opera particolarmente fortunata. Dicevo, pari agli altri titoli che fanno parte del corpus. Una delle ragioni potrebbe essere proprio il genere a cui appartiene, perché questa farsa è un termine che rinvia un genere in un atto senza coro, ma che non ha nessuna, per così dire, connotazione che la spinga particolarmente verso il comico o il comico farsesco. È un termine che rinvia ad un format, per così dire, abbastanza neutro. Ci possono essere in questo tipo di spettacolo, in un atto senza coro, tanti generi diversi. Quello dell'inganno felice è appunto il genere semiserio, un genere che, guarda caso, anch'esso oggi, per la sensibilità contemporanea, risulta alquanto indigesto. È un genere, viceversa, importantissimo nel primo decennio, nei primi due decenni dell'Ottocento, e anzi si potrebbe dire che è il genere moderno per antonomasia, un genere che ospita al suo interno tutta una serie di istanze, sia di tipo narrativo, per esempio, si parla sempre dell'innocente perseguitata come uno dei noccioli narrativi, appunto, che riguardano la favola di queste opere semiserie, ma anche e soprattutto dal punto di vista scenico e, per così dire, delle dinamiche dell'intreccio, è il genere moderno per definizione, cioè quel genere che ospita al suo interno istanze che potremmo dire, per cavarcela con una parola, realistiche. Per esempio, per la prima volta che si vede sul palcoscenico, in un contesto non buffo, perché nell'opera semiseria entrano tantissime istanze che anche qui non ho tempo di approfondire, che sono quelle della drammaturgia post-diderotiana, proprio del dramma moderno, se volete del dramma borghese, si vedono, dicevo, in un contesto non buffo gli abiti contemporanei, che poi, non so, possiamo immaginare che, non so, tanto per creare un parallelismo un po' così, un po' azzardato, però che tanta poi fiumi di inchiostro fecero scorrere, poi non ci furono, ai tempi della Traviata, per dire. La Traviata non poté essere rappresentata per ragioni che adesso non si possono approfondire in abiti contemporanei. Nell'opera semiseria gli abiti contemporanei del mondo borghese, non per far ridere ma per creare una tensione drammatica, erano usati, e per certi versi questo vale anche per l'inganno felice, anche se non vengono così claris verbis ostentati nelle didascalie del libretto. Ci troviamo in un contesto che è molto vicino a quello del mondo contemporaneo del 1812, cioè le guerre dell'età napoleonica. Infatti il contesto è, per così dire, un contesto potenzialmente militare. Poi ci troviamo anche in un contesto, per così dire, scenico, che è molto particolare, le miniere di ferro. Questo è come se ci trovassimo mutatis mutandis oggi o qualche generazione fa in un contesto, per così dire, industriale. Siamo quindi l'impatto di questa opera è un impatto diciamo molto moderno, naturalmente per il 1812. E Rossini coltiva il genere semiserio non solo
nell'Inganno Felice, anche se ebbe il suo primo grande successo nell'Inganno Felice, basti pensare a Torvaldo e Dorisca per dire. Ebbene, quindi l'Inganno Felice è una farsa semiseria e in gran parte la sua comprensione profonda e, per così dire, l'immediatezza delle risposte del pubblico oggi di fronte all'Inganno Felice presupporrebbero una maggiore dimestichezza da parte nostra col genere semiserio, cosa che appunto è ancora abbastanza lontana, ma spero che si possa negli anni futuri, con una programmazione artistica coraggiosa, recuperare almeno in parte questo tipo di dimestichezza a tutt'oggi ancora abbastanza assente con il genere semiserio. Di sicuro l'Inganno Felice sarebbe un titolo che avrebbe molto maggiore successo se conoscessimo la drammaturgia musicale dell'opera semiseria. Ebbene, una delle caratteristiche, come dicevo, del genere semiserio è quello di surriscaldare l'intreccio e di creare una tensione drammatica all'interno dello svolgimento dell'azione, che è uno dei suoi tratti caratteristici. Ora, questo qua anche qui è un problema per quello che riguarda Rossini, perché noi abbiamo per anni, ricostruito un'immagine di Rossini tutta improntata a categorie come il bello ideale o il suo carattere olimpico, il grande inattuale, come se Rossini fosse tanto più grande in quanto fosse estraneo, diciamo, al romanticismo e alla modernità. In realtà questa qui è poi uno stereotipo che non dico che non abbia delle ragioni d'essere molto importanti, basti pensare alla, per così dire, ansia costruttivista di Rossini, cioè il suo, diciamo così, esprit de géométrie, la sua pensiero compositivo è iperformalizzato e formalizzante, su questo non si può negare, ma siamo di fronte ancora ad un'ambivalenza, quella di Rossini, che è lungi dall'essere spiegata. Qui le facce nuove devono rimboccarsi le maniche più di me per cercare di mettere insieme due diverse polarità del mondo compositivo e dell'estetica rossiniana. Da una parte, certo, quella, chiamiamola, del bello ideale, se vogliamo usare le categorie estetiche appunto degli anni di Rossini, ma dall'altra quella del caratteristico, perché Rossini è tutt'altro che estraneo anche all'estetica del caratteristico, e quindi abbiamo proprio un sistema compositivo ed estetico bipolare. Da una parte diciamo il Rossini formalista, dall'altra il Rossini drammaturgo. Come combinarle? Questo è difficilissimo, anche per me, devo dire, è una, a volte, un'impresa diciamo impossibile. Non riesco a trovare, abbiamo anche in questa sala tanti studiosi, e anche dal punto di vista proprio forse della percezione del pubblico, ognuno ha un suo Rossini, d'accordo, ma ammetterete che questa ambivalenza della musica di Rossini è qualcosa che si esperisce anche quando ci si reca a teatro ad ascoltare una sua opera, ad assistere alla messa in scena di una sua opera. Ecco, qua vi ho fatto un esempio di uno di questi effetti. Effetto è una delle parole chiave, naturalmente, sul versante drammaturgico, naturalmente, ed è una parola che viene usata tantissimo anche proprio dal punto di vista statistico, nelle recensioni dei contemporanei. La musica e il teatro di Rossini fanno ancora un enorme effetto,
e questo stupiva i contemporanei. Ebbene, uno dei marchingegni che nell'Inganno felice in particolare viene spinto molto oltre quello che è la media delle opere e delle farse semiserie lui contemporanee, è proprio il meccanismo dell'anagnorisis, del riconoscimento, del colpo di teatro. Non che fossero assenti naturalmente, essendo poi dei meccanismi che fanno parte del modo di concepire la narrazione della specie umana, dell'Homo sapiens sapiens, quindi si ritrova certo nell'Odissea esattamente come in Beautiful, i meccanismi funzionano allo stesso modo, ma Rossini qui li usa musicalmente surriscaldandoli, facendoli diventare per così dire una sistole e diastole dell'azione scenica, e non li mette più come spesso succedeva nei recitativi, o non li mette solo nei recitativi, ma li usa nei numeri per creare dei cortocircuiti veri e propri. Ve ne ho scelto uno tra i tanti possibili. Beh, uno bellissimo è quello che fa da starter, proprio da miccia, che innesca il terzetto, che è uno dei numeri più belli e più famosi dell'opera, perché quello, potremmo dirlo, è proprio un riconoscimento mancato. Cioè, per la prima volta il Bertrando, il duca, il marito che credette fedifraga la povera Isabella, che venne poi, per così dire, rapita dal cattivo, un cattivo molto più cattivo di quello della Gazzalada, che si chiama Ormondo, per essere eliminata, e che è stata raccolta viceversa dal capo delle miniere, Tarabotto, tipico personaggio che rappresenta la bontà popolare proprio nel senso dei valori russoiani, e che diventerà un po' anche un po' il deus ex machina di tutta la vicenda, per così dire il regista di questo teatro nel teatro particolare che è l'Inganno felice. Ebbene, si organizza una agnizione, cioè Tarabotto fa vedere per la prima volta la faccia di Isabella, cioè della ex moglie, al 20 anni dopo al marito, e il marito rimane interdetto e lì attacca il terzetto come conseguenza di questa agnizione, ma è un'agnizione in fieri, mancata, perché non ci sarà mai la prova se non nell'ultimo numero dell'opera che quella è veramente Isabella. E allora avete già capito che tutto l'intreccio si gioca su una specie di psicodramma. La struttura è proprio psicodrammatica, ha una componente psicoanalitica, perché il marito e il traitor, il villain, Ormondo, tornano, per così dire, sul luogo del delitto, nel luogo in cui il Tarabotto ha raccolto la povera Isabella, e tornano per ragioni del tutto fortuite, cioè perché devono organizzare una campagna militare. Si sa, siamo in un periodo di guerre e forse la miniera può essere un luogo di valore strategico dal punto di vista militare. Ebbene, allora Tarabotto cerca di organizzare una specie di psicodramma in cui tutti i personaggi devono rivivere, quindi è una specie di ritorno del rimosso, appunto, le situazioni che avevano determinato 20 anni prima. E quindi cosa succede? Succede che tutta la tensione dell'azione è verso questo riconoscimento. Isabella dovrà essere riconosciuta come innocente e anche Ormondo come malvagio. Questa polarità anche è tipica del genere semiserio ed è anche una polarità che per noi oggi appunto ha delle difficoltà culturali per essere compresa fino in fondo. Ebbene, questo è un momento in cui
nell'ultimo numero, nel finale, l'altro numero bellissimo dell'opera, in un'oscurità che è un'oscurità fisica, ma che è anche un'oscurità, per così dire, drammaturgica, il cattivo Ormondo viene riconosciuto tale. E quindi è una lezione al negativo. Nel momento in cui viene riconosciuto il cattivo, si illumina in maniera, per così dire, con l'effetto che ho chiamato di Fiat Lux, tutto il teatro. Vedete, ha un effetto proprio anche che unisce la componente proprio luminotecnica, una cosa molto particolare. Certo, è giustificato dal punto di vista della razionalità dall'entrata dei soldati con le fiaccole, ma va molto al di là, naturalmente, perché è un momento che viene stigmatizzato come un momento simbolico. La malvagità viene riconosciuta come tale, è il presupposto perché poi si possa e si debba riconoscere anche l'innocenza e la virtù come tale. Questa è una tipica progressione cromatica e con un passaggio di quelli armonici tipicamente da effetto rossiniano, da Mi a Re bemolle. Sentiamolo. Immaginare che poi inizia un concertatino in cui tutti meditano sulla... Invece no, è una, anche quello è un congegno iperdrammatizzante che ha scelto Rossini di non sospendere l'azione, e c'è l'angoscia del marito del duca di Bertrando che dice: ma come? Allora se lui è malvagio, ho condannato, ho messo a morte una innocente, e c'è tutto un momento di disperazione iperdrammatizzata musicalmente dagli slittamenti di semitono all'ingiù e all'insù. Ebbene, tanti altri esempi di questo tipo potrei fare, ne ho scelto un altro per la categoria del caratteristico, perché questo numero, quello della notte in cui è una notte fisica e psichica nello stesso tempo, in cui tutto questo meccanismo dell'annizione deve trovare una soluzione, il finale, inizia con un semplicissimo, per certi versi anche banalissimo, vedete lì, motto del corno. In realtà questo motto, che poi viene ripreso, ha una valenza che non è puramente strutturale, esornativa, non è motivico, è proprio un motto del corno, tra l'altro uno strumento iperconnotato all'epoca, che si fa portatore come se fosse una voce del dramma, quasi una voce del dramma che crea il mood, per così dire, l'atmosfera, questo senso di misterioso che quella notte porta con sé. Sentiamo. È molto ambivalente questa notte, infatti. Sì, forse è una mera questione di refuso, ma è suggestivo. Si parlava prima con Reto Müller, questa è un'opera che non ha l'autografo, quindi è piena di problemi, anche se ha una partitura a stampa che potrà essere usata eventualmente per l'edizione critica come fonte principale. Ma vedete che questa notte ha un'atmosfera molto ondivaga, molto difficile da definire dal punto di vista drammaturgico, perché inizia con questo motto del corno e poi c'è la dolcezza, per così dire, quasi da grilli di una notte appunto estiva, se non fosse per il caldo tipo quelle di questa settimana. E quindi si crea una specie di ambivalenza tipica
questa atmosfera notturna. E nel libretto c'è appunto la notte amica, nel libretto c'è la notte oscura e nella partitura c'è la notte amica. Ecco, qui anche dal punto di vista proprio testuale ci sono due lezioni contraddittorie, ma la musica spiega che forse non è del tutto assurdo che possa essere così. Ebbene, quando entra Ormondo, poi questo motto si ripete, il corno rifà la sua apparizione. Rossini, si potrebbe dire, è genio e regolatezza. E quindi questa tendenza proprio a creare un codice forte, ben strutturato, formalizzato. Naturalmente su questo versante non posso che prendere in esame la sinfonia, perché l'inganno felice, anche questo è molto particolare. Naturalmente il fatto che sia stato dominante fino a qualche tempo fa l'idea di un Rossini bello ideale, grande in attuale, olimpico, sorridente, col sorriso eginetico, col sorriso misterioso della Gioconda per intenderci, ha sviluppato in campo musicologico moltissimo la ricerca morfologica, cioè di descrivere queste strutture, di per così dire formalizzarle noi stessi, e lì gli studi sulla solita forma sono stati un filone fecondissimo, molto interessante, ormai diciamo così un po' in una zona un po' crepuscolare, non riescono più a procedere oltre i risultati acquisiti. Un altro congegno formale assolutamente evidente, di fronte al quale anche la descrizione morfologica non può non, per così dire, acuminare i suoi strumenti analitici, è quello della sinfonia d'opera. L'inganno felice, guarda caso, primo successo, è la prima opera che esibisce, per così dire, la struttura della sinfonia rossiniana, o che per i musicologi di oggi tendenzialmente è la struttura della, usano il termine archetipo, perché questo è il termine che Philip Gossett usò negli anni 70, mi pare, per descrivere questo congegno morfologico, questo schema formale. Ve l'ho messo lì perché l'inganno nel Demetrio e Polibio, per dire, non c'è. Poi ci sono quelli, questi studi morfologici rischiano poi di essere, come dire, un po' riduzionisti, cioè si deve sempre trovare lo schema anche dove tendenzialmente non c'è. Per esempio nel Demetrio e Polibio secondo me non c'è, e così pensate poi come Rossini butti via tutto, perché quando va a Napoli, per così dire, è impressionante, questo schema viene non solo disatteso, ma viene proprio abolito. Arriveremo al punto di, qui torno un po' sul versante del Rossini drammaturgo, arriveremo al punto in cui Rossini, non so, nel Mosè non mette la sinfonia, cioè la toglie, o non so, nell'Ermione mette un coro da fuori scena, quindi è già cominciata l'azione, ma noi non la vediamo, con un effetto proprio direi di uno sperimentalismo assoluto. Alla Berlioz si rivolterà nella tomba Berlioz, forse anche Rossini, ma anche l'opposizione tra i due non è così come era nell'Ottocento, che da una parte c'è appunto, non so, Beethoven e dall'altra c'è Rossini. È tutto da ripensare, questi schemi che ci hanno obbligati
a vedere Rossini col sorriso eginetico o della Gioconda olimpico al di fuori della storia, vanno tutti ripensati. Cioè, per dire, il gesto del Mosè in Egitto è come quello del Trovatore di Verdi, non ci vedo molta differenza, anche lì non c'è la sinfonia, per intenderci. Però questo è il congegno dello schema della sinfonia rossiniana, ed è un congegno effettivamente perfettamente già levigato nell'inganno felice, come se Rossini lo mettesse a punto in maniera, per così dire, proprio con l'esprit de géométrie. Un congegno perfetto. È una struttura bipartita, la vedete lì, con l'introduzione lenta, vi faccio solo gli incipit e poi quando la sentirete vedrete che ne riconoscerete immediatamente tutte le parti e tutte le funzioni, per quanto è iperstrutturato come schema. Introduzione lenta, è come poi il Barbiere di Siviglio, anche la Gazzarada è così lenta. Solo l'incipit li metto. Primo tema, se lo si vuole dire col linguaggio appunto della forma sonata, perché poi anche questo, il lessico è molto divertente, questo sarebbe come una forma sonata senza sviluppo, che già di per sé mi sembra una formulazione un po' particolare. Ecco. Tema per me meglio. Tipico di Rossini. Sempre in piano il tema A, sempre con le note ribattute, e qui con l'effetto, anche questo interessantissimo, che è stato molto studiato recentemente, sul ponticello. Rossini ha un enorme impatto anche sulla performatività strumentale, dà tantissime indicazioni per come suonare gli strumenti, ha una voluttà materialistica del timbro. Questo è caratteristico, non è per l'ideale. Poi c'è il ponte, il momento del forte, del fortissimo. Ponte che naturalmente porta al tema B, che è più dolce del tema A, di solito intonato dai legni. Poi c'è il marchio rossiniano. Io li ho messi tutti insieme, c'è cioè anche chi li divide, crescendo, pre-crescendo, non statemi a chiedere che cos'è adesso, ma lo sentirete, il crescendo e le cadenze. Momento, diciamo, pirotecnico rossiniano. Portano le cadenze. Che poi sono tre o quattro fisse che lui usa sempre. Dopodiché finisce la prima parte, c'è la transizione che porta alla ripresa. La transizione completa, perché sono solo otto battute. Di solito cambia l'armonia. In questo caso perché il tema A è nella tonalità d'impianto, il tema B di solito è la dominante. Invece nella ripresa il tema B deve restare nella tonalità d'impianto, perché si deve tornare alla tonalità di partenza. E in questo caso spesso, lo fa spesso Rossini, è molto interessante, usa un effetto armonico, la sesta passata. Sentite com'era il ponte. Sentite com'è il ponte della ripresa. Tema B nella
tonalità d'impianto, ma cambiato timbricamente. Sentite chi c'è, prima c'era clarinetto e flauto, adesso c'è l'oboe. Rossiniano, come tanti altri che si possono poi identificare e descrivere. Come stanno insieme il Rossini drammaturgo, diciamo il Rossini del caratteristico e il Rossini del bell'ideale? Questo è, diciamo così, un problema che lascio aperto e offro alle vostre, diciamo, esperienze di ascoltatori o ai giovani studiosi. È un tema della ricerca che credo debba interessarci. Certo, se pensiamo alla Gazzaladra, per esempio all'altra opera che è in cartellone, è molto interessante vedere come Rossini, a partire da questo schema, da questo stesso schema formale, introduca degli elementi iperdrammaturgici, per esempio l'introduzione lenta con i famosissimi rulli di tamburo, che per tantissimo tempo io avevo pensato di dover percepire come se fossero, che ne so, gli archetti sul leggio del signor Bruschino, no? Quindi con quelle stranezze, capricci timbrici rossiniani, tutti improntati per così dire alla categoria un po' quasi dell'umorismo presurrealista. Poi mi sono reso conto che invece era un errore clamoroso, tipico errore dello stereotipo del Rossini grandine attuale, perché quei rulli di tamburo sono caratteristico, non capriccio timbrico, perché ci introducono appunto in quella che poi Verdi avrebbe chiamato la quinta, cioè è caratterizzato anche dal punto di vista sonoro, anzi è anche molto caratterizzato dal punto di vista sonoro la drammaturgia musicale di Rossini, a saperla ascoltare appunto con le orecchie dei suoi contemporanei. Quella è una storia, anche se poi nella bellissima regia di Micheletto viene tutta reinventata in chiave favolistica, che invece si occupa del paesaggio sonoro contemporaneo, ancora una volta il paesaggio, non a caso nella scenografia viene in primo piano, anche se non si fa più, non l'ho mai visto in tutta la mia vita, pur avendo visto tutte le Gazzaladre che ho potuto vedere, il campanile diroccato, cioè, un segno più forte di quello credo che nel 1817 non si potesse inventare, perché appunto sono le conseguenze della rivoluzione francese che vengono messe sul palcoscenico, e sapete quanto valore simbolico avesse nel 1817 il clochet, il campanile, la campana. Ebbene, la campana che ci sarà poi nella Gazzaladra, guarda caso, con una nel momento cruciale del riconoscimento anche lì dell'innocenza, perché anche la Gazzaladra è un'opera semiseria. Ebbene, dicevo, nella sinfonia Rossini lì evidentemente cerca di mettere insieme sia le istanze drammaturgiche del caratteristico che le istanze della costruzione formale autosufficiente da ribadire sempre uguale a prescindere dai contesti che di volta in volta la ospitano, cioè le opere. Ecco, con questo inquietante interrogativo vi lascio appunto all'ascolto dell'Inganno felice, magari anche della Gazzaladra, ringraziandovi molto della vostra attenzione. Grazie.